E allora, dopo aver salutato il nostro dottor Domenico Spinazzola, diamo invece il bentornato al professor Ginovena. Buongiorno professore, Buongiorno. grazie per essere con me come sempre. Grazie a lei. Io devo dire che sono molto orgogliosa di questa presenza perché voglio ricordare che il professor Ginovena è sicuramente un luminare nel suo campo a livello internazionale, quindi è per me davvero un grande onore averlo tra ormai gli amici di Mattina Amica, quindi un appuntamento fisso della settimana. Se voi avete degli argomenti di cui vi piacerebbe si parlasse, beh, non dovete fare altro che mandare un SMS al numero che vedete in sovrimpressione o una mail, farò in modo che il professore riceva le vostre richieste. Per ora andiamo avanti e affrontiamo, archiviamo definitivamente il discorso delle malattie sessualmente trasmissibili, così come dell'AIDS, ne abbiamo parlato ampiamente, e affrontiamo un argomento, insomma, in confronto a quello che abbiamo visto, un pochino più leggero, professore, o no? O è una bugia anche questa? Beh, insomma. Dipende sempre dall'impegno che la malattia può dare all'organismo. Allora, Certo, l'AIDS è una malattia mortale, oggi curabile, però è un discorso un po' diverso. Però anche per le micosi si può parlare di malattia a trasmissione sessuale, perché le sì, è infezioni micotiche vero. si possono trasmettere anche attraverso la via sessuale, anche Sessuale. se sono più curabili e quindi danno meno stress rispetto a situazioni che sono Gravi, croniche e esatto. possono durare anche tutta la Alla vita. Dico, vita. l'AIDS, finché non ci sarà un vaccino o non ci sarà una terapia che può eliminare completamente il virus dall'organismo, chi l'acquisisce è costretto a convivere con questo problema di vita naturale durante, anche se ci sono i casi che poi possono guarire, ma sono rari. Quindi avete compreso che l'argomento che affronteremo in queste puntate saranno appunto le micosi. Che cos'è la micosi? Innanzitutto, è un termine con cui si comincia a familiarizzare in maniera particolare perché c'è una grande campagna pubblicitaria che parla di onicomicosi, quindi una specie di fungo che colpisce in maniera particolare le unghie dei piedi. Però andiamo con ordine e cerchiamo prima di tutto di capire che cos'è la micosi. Allora, la micosi è un'infiammazione della cute che può colpire le mucose, ma anche la cute stessa, causata da miceti, i cosiddetti funghi, volgarmente funghi. Questa infiammazione ha un carattere progressivo, tende a estendersi, può infettare, diciamo, varie zone cutanee, ma può colpire diversi distretti. Quelle più famose sono le tigne del cuoio capelluto, per esempio. Lei ha citato le micosi delle unghie, dei piedi, ma anche delle mani. Anzi, le mani sono a più alto rischio di quelle dei piedi, come frequenza. E poi può essere interessata anche la mucosa, per esempio, orale, la mucosa dei genitali, per certe forme di candide, faccio un esempio. Ma ci sono anche le micosi che colpiscono tutta la superficie cutanea, la cute cosiddetta glabra, quella senza peli. E quindi quando questi miceti invadono la cute possono impiantarsi e causare un'infezione. Fortunatamente queste forme sono infezioni, diciamo, superficiali, benigne. Non ha penetranza nel sangue, per cui non si diffonde in tutto l'organismo, però esistono anche le cosiddette micosi sistemiche, che sono quelle micosi che possono essere indotte da funghi particolari che fortunatamente non sono molto frequenti, non sono da contagio, così per contatto, ma si acquisiscono per situazioni di immunodepressione e che colpiscono soggetti in genere immunodepressi, sono molto frequenti però nelle aree tropicali, al di fuori, diciamo, del nostro ambito. Da noi Abito, certo. sono presenti, ma sono rare. Quindi la micosi normalmente non è una malattia che fa spaventare. Questo lo dico perché, essendo molto diffuse, essendo epidemiologicamente importanti e potendo essere acquisite anche da animali d'affezione che abbiamo in casa, chi, diciamo, ha questi animali in casa non deve spaventarsi, perché
perché molto spesso vogliono eliminare l'animale, vogliono fare cose quando si sa che può essere stato un gatto, un cane, vogliono fare cose strane. No, questo non va fatto assolutamente, per cui le micosi, quelle importanti che possono compromettere la salute ed essere anche pericolose per la vita, noi non le vediamo quasi mai, se non in ambienti, diciamo in soggetti molto particolari che hanno grossi problemi di altro tipo, e la micosi in questo caso può essere una complicanza, che so, di una terapia immunosoppressiva, di una condizione di immunodepressione importante. Ecco, abbiamo già citato il caso dell'AIDS, in cui effettivamente queste malattie possono essere importanti e causare grossi danni, però parliamo sempre di soggetti molto particolari. Le micosi comuni, quelle che noi vediamo normalmente nel nostro ambulatorio, che comunque di cui si parla anche nei mass media, quelle sono le infezioni più semplici della cute, anche non che non hanno importanza, ma che comunque possono essere facilmente diagnosticate e curate in modo adeguato. Allora, professore, io quando si parla di micosi ho sempre sentito, ma questo fin dalla giovane età, insomma, i famosi funghi che si formavano sotto i piedi, che prendevano i piedi, quindi l'importanza, per esempio, se si fa palestra o se si fa piscina, quando si fanno le docce, eccetera. Proprio sa quei messaggi che ti bombardano la testa, che poi davvero li prendi in seria considerazione e diventano un comportamento personale. Quindi non so, avere le scarpette, non stare, ecco. Allora io siccome ho capito che è un argomento veramente molto vasto in realtà, propongo di cominciare proprio da quel tipo di patologia, forse più leggera, più o magari anche più comune in base a quelle che sono le sue di statistiche, visto che lei ha naturalmente lei mi sta chiedendo come si può acquisire una micosi o quali sono le micosi più comuni, più frequenti. Diciamo che noi ossia a livello dei piedi, chiaramente il contagio avviene attraverso il camminare scalzi in ambienti dove può esserci, che so, dell'acqua stagnante, perché crea l'ambiente caldo umido, faccia lo sviluppo delle micosi. Tenga presente che i funghi hanno bisogno di un habitat particolare per potersi sviluppare, cioè non è che possono crescere dovunque, possono crescere solo dove c'è un ambiente caldo umido, cioè un'adeguata temperatura e grado di umidità che possono permettere ai funghi di svilupparsi. Bene, queste situazioni si possono creare per esempio in ambienti molto caldi, umidi, e quindi è chiaro che in quelle zone il fungo, se cresce, può impiantare, camminando scalzi in quegli ambienti, si può avere a bordo delle piscine, faccio per esempio nelle camere di albergo, nelle situazioni diciamo un po' promiscue, anche perché anche qui se la prendo io c'è qualcuno che aver portato il fungo là, in quella zona, quindi è chiaro che in queste situazioni i funghi possono crescere. Quando lei citava i funghi dei piedi, è molto frequente la micosi causata da calzature molto occlusive, diciamo così. Sì, che non lasciano traspirare il piede. Che non lasciano traspirare, perché in quel caso, per esempio, l'aria ha un effetto antimicotico, quindi il poter far passare aria in una scarpa permette di eliminare quella umidità o quel calore che possono poi essere causa di proliferazione micotica all'interno della calzatura e quindi il passaggio del fungo nel piede, dove l'ambiente caldo umido crea due situazioni: intanto un'ipersudorazione con macerazione della cute, cioè perde la sua normale struttura, ed è chiaro che in quelle condizioni c'è l'ambiente caldo umido che sviluppa il fungo, c'è la macerazione che induce lesioni di continuo sulla cute, perché altera proprio, chiaro, crea delle fessure, il fungo si può impiantare e sulla pelle purtroppo prolifera molto bene. Perché prolifera molto bene sulla pelle? I funghi a tutti gli effetti appartengono al regno vegetale, non hanno però capacità di sintetizzare la clorofilla, per cui automaticamente, come le piante, diversamente dalle piante voglio dire, devono trovare quello che serve loro per svilupparsi sulla pelle, da qualche parte, devono parassitare.
Ecco, l'azoto che noi abbiamo a livello della cheratina, diciamo così, dell'epidermide, è il miglior pabulum per far proliferare i funghi. Ecco, quindi vanno loro a parassitare proprio la cheratina. Quindi tutte le strutture cheratinizzate, le unghie, i capelli, ma anche la pelle, sono, come devo dire, un habitat naturale, fertile per i funghi. I funghi senza queste strutture non possono proliferare, perciò noi non li troveremo mai vivere sul terreno, ma li troviamo semplicemente nelle condizioni dove posso, ecco, se io lascio delle squame camminando a piedi scalzi sul bordo di una piscina, posso lasciare delle squame perché certo, posso avere una micosi, quelle squame possono mantenere il fungo vitale e poi dopo attaccare, passare al mio collega che sta con me in piscina, faccio un esempio, ma è un esempio banale giusto per far capire perché diciamo l'acqua della piscina è molto colorata, perché si deve sterilizzare molto quell'ambiente e così via. Lei citava le palestre, ma nella palestra manca l'umidità tipica per poter far sviluppare un fungo, invece in quegli ambienti, nelle borde delle piscine è più facile, però comunque questo non... Nelle docce? Non ci crea. Pensavo alla palestra come... Le docce sì, ma le docce l'acqua viene lavata in continuazione, quindi è più difficile. Invece l'acqua è proprio quella stagnante che può... Io se vado a fare la doccia e l'acqua scorre, difficilmente resteranno questi... Però comunque le precauzioni vanno prese anche in quel contesto. Quindi se non c'è una struttura vitale che produce cheratina e contiene azoto, perché l'azoto è diciamo, l'elemento che fa crescere i funghi, questi funghi non si possono sviluppare. Ecco perché l'organismo umano è ad alto rischio di contagio, perché contiene tutte le condizioni, sia la temperatura, sia le possibilità diciamo, di umidità nelle zone, come dicevo prima, per le scarpe. Quindi le scarpe devono essere traspiranti il più possibile. Devono essere, noi purtroppo indossiamo oggi scarpe da ginnastica che sono fatte di gomma, sono molto impermeabilizzate perché l'acqua non deve entrare, e che sono create diciamo per climi diversi dei nostri, però se lei va a dare una scarpa di quel tipo ad un africano dove l'ambiente è molto caldo, e noi diciamo ci stiamo un po' attrezzando per diventare un paese tropicale, è chiaro che in queste condizioni si ha una situazione di alto rischio di poter anche essere recettivi più facilmente ad acquisire questi funghi. Come ci si può accorgere? Qual è il campanello d'allarme a cui bisogna prestare particolare attenzione per scoprire poi che magari il fungo ha attecchito? Parliamo di infiammazione, per cui la pelle si arrossa, può dare prurito, può desquamare, e quindi queste sono tutte le caratteristiche, perché è tipico della micosi la desquamazione, l'eritema e la desquamazione, più la sintomatologia soggettiva, il prurito quando c'è, perché non sempre c'è. E noi vediamo questa chiazza, dipende poi dal tipo di micosi, ecco, se parliamo di quella dei piedi, sì, la forma di micosi più frequente è l'intertrigine, che si ha proprio come infiammazioni, che compare tra le dita dei piedi, per esempio. Ecco. Ed esiste una forma particolare, detta piede d'atleta, che riassume un po' tutte le caratteristiche, sia da un punto di vista epidemiologico, ma di patogenetico, infettivo e anche clinico, di quella che può essere la classica micosi. Cioè io ho un piede che suda, a piede d'atleta, che corre, quindi traumi, ho una scarpa che voglio dire mi crea la situazione caldo-umida particolare, e quindi ho anche una zona occlusa a livello dei piedi, cioè la superficie interdigitale, che noi sì, diciamo intertrigine, la sì, chiamiamo così, la malinfiammazione si chiama intertrigine, crea quelle condizioni particolari perché si possono avere macerazione, sudorazione, impianto, quindi persistenza del rischio diciamo del fungo a livello delle dita, e quindi infiammazione. È chiaro che questo piede d'atleta è frequente nei soggetti che fanno attività sportiva. E infatti di là che penso prende il nome, no? Altrimenti. Esatto. Ed è più semplice però che colpisca per esempio i piedi che non le mani, perché le mani sono a contatto continuo magari con l'acqua, detergenti, insomma sono più pulite
si crea meno quel fattore di umidità che consente, di calore che consente, diciamo, il mantenimento del fungo, quindi lo sviluppo, a livello oppure no? Oppure abbiamo un altro tipo ancora di micosi? Non è proprio così. Noi a livello delle mani non abbiamo le mani d'atleta, per carità, perché la mano è sempre aperta, diciamo, l'atleta. Esatto. L'aria, però diciamo ci sono delle situazioni, tipo per esempio le casalinghe, che hanno spessissimo delle micosi collegate al fatto che, avendo le mani in acqua, e quindi possono sviluppare facilmente infezioni delle mani, come intertrigine da candida per esempio, ma anche alle come mani. Infezioni delle unghie che possono colpire appunto. Io mi ricordo casalinghe. Che abbiamo parlato dell'eczema che poteva venire fuori dall'uso di prodotti, esatto, che non ha niente a che fare con i funghi. Ma l'eczema può essere un fattore predisponente, in quanto irritando la pelle può creare quella desquamazione, quelle lesioni di continuo che permettono al fungo di impiantarsi più facilmente. E quindi, però, non è che l'eczema causi la micosi, no, sono condizioni che possono essere associate. E quindi quando noi vediamo una donna che ha queste situazioni, dobbiamo chiedere a questa donna che tipo di attività svolge durante la giornata, e spesso ci sono appunto questa intensa attività con le mani, diciamo, nell'acqua. Esatto, prodotti, e poi anche lavarsi frequentemente. Lei dice che protegge, però bisogna fare attenzione, perché io quando vado a lavare troppo spesso le mani posso anche indurre delle situazioni di irritazione, di riduzione della protezione della superficie cutanea, per cui i microbi possono anche più facilmente penetrare. Dipende un pochettino, non è matematico che lavarsi le Capito. Mani in continuazione protegga di più, ecco. Capito. Questo l'abbiamo già detto nelle dermatite a contatto irritante delle mani, dove abbiamo già fatto capire che il sapone, essendo sgrassante, riduce lo spessore cutaneo, riduce la protezione naturale che noi abbiamo a livello della cute, per cui può creare delle fissurazioni microscopiche non evidenti ad occhio nudo, e quindi è chiaro che se poi creo le condizioni per far crescere i funghi, anche la pelle delle mani, nonostante sia attivamente, diciamo, lavata col sapone, può sviluppare. Certo, molti saponi contengono anche degli antisettici, in questo certo. senso possono proteggere. Se io ho un sapone che contiene un antimicotico, in un certo senso posso essere protetto, ma l'antimicotico non è ad uso dei saponi comuni, è ad uso per quelle forme di infezioni tipo la Pityriasis versicolor, che può dare una certa protezione contro queste infezioni, cosiddetti funghi di mare, di cui forse si parlerà dopo. Allora, sì, ne parleremo, professore, sicuramente, ma lo dobbiamo fare la settimana prossima, perché mi avvisano dalla regia che il nostro tempo è terminato. Quindi sicuramente continuiamo la settimana prossima a parlare di micosi. Se avete delle domande, vi ricordo, via mail meri@lamattinaamica.tv, oppure chiamate, mandate un sms al numero che vedete in sovrimpressione. Sì. Con il professor Vena ci vediamo la settimana prossima. Adesso invece, linea alla regia, qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo subito dopo per la terza parte di Mattina Amica.